Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto dal vostro Marco Pareti e da Alessandro Mastrini e non solo, da tutta questa bellissima persona, perché tra poco ci sarà l'inaugurazione della mostra del maestro Fabrizio Fabbroni. Dove? Qui, proprio nella cantina Dionigi, dove alle mie spalle c'è Pierluigi, ma noi ci troviamo in una bellissima vigna con questi bellissimi bicchieri e facciamo un brindisi perché tra poco ci sarà l'inaugurazione di questa fantastica mostra Fabrizio Fabbroni. E tutti quanti, evviva, seguiteci! E saranno delle cose bellissime. A presto, sì. Ciao, cin. Annarito Falsacappa, sindaco di Bevagna. Oggi qui alla cantina Dionigi di Bevagna c'è stata questa mostra personale Fabrizio Fabbroni, inaugurazione, astratto concreto. Cosa vuol dire questo binomio di arte con il vino in questi meravigliosi posti? Sì, sicuramente ha un effetto straordinario perché significa abbinare arte ad arte, l'arte della buona pittura con l'arte del vino di eccellenza e di grande qualità, qual è quello della cantina Dionigi. In più abbiamo questo meraviglioso ambiente, paesaggio in cui è inserita questa cantina che è nel cuore della Verde Umbria, che è uno spettacolo che veramente fa bene al cuore. La nostra cantina Dionigi, che è una delle più antiche cantine di Bevagna, offre uno spettacolo straordinario che è questo abbinamento con l'arte. Una volta al mese un artista mette in mostra le sue opere all'interno della cantina ed è tanta la gente che viene appunto a far visita proprio perché è un momento per poter godere dell'arte e del buon vino, per stare in compagnia e per vivere all'insegna appunto di questa arte così straordinaria e incredibile, qual è quella che ci viene offerta in questo luogo così bello. Maestro Fabrizio Fabbroni ha riempito di colori la cantina con la sua mostra. Sì, i colori del maestro Fabbroni sono energici, sono forti, sono vari, sono i colori della natura e esprimono appunto proprio la forza che lui dimostra nell'affrontare la vita. E il messaggio è ottimistico, è un messaggio positivo e sicuramente noi oggi più che mai abbiamo bisogno di messaggi di questo genere per affrontare la nostra esistenza, quella che è la routine quotidiana, per cui è una mostra che ci dà anche il messaggio giusto per poter andare avanti, per poter continuare insomma ad affrontare le difficoltà della vita. Pierluigi Dionigi, uno dei due fratelli titolari e gestori di questa splendida azienda, appunto della famiglia, dove oltre l'arte di saper fare il vino, un vino veramente fantastico, ci troviamo proprio nelle vigne che producono questi vini meravigliosi, c'è anche questo connubio con l'arte, in questa occasione con il maestro Fabrizio Fabbroni. Con l'amico Fabrizio Fabbroni, che con la sua esposizione ha cercato di incastonare tutte le sue opere nel contesto delle botti e nel rispetto del lavoro che facciamo noi per quanto riguarda la produzione del vino. E quindi è interessante questa mostra perché è proprio basata sulla struttura e sulla come si può dire, la materialità del supporto, che in questo caso è il legno della botte e la cantina. E quindi è sempre un connubio tra l'arte e il vino. Fare il vino è un'arte. Certo che sì, fare il vino è un'arte, ma l'idea con la Paola, Musio in questo caso, è venuta perché noi abbiamo sempre, più o meno, sempre collaborato, è un'amica. In più ci siamo incontrati spesso nelle sue manifestazioni conduttrice della Galleria 3A a più anzi a Perugia e abbiamo iniziato a fare il lavoro con Pino Buonanno, quindi la pittura direttamente sulla facciata della barrique, della botte, che
E questo si può ammirare venendo qui alla cantina. Questa è un'installazione fissa che possiamo ammirare e potete ammirare venendo a trovarci. Quindi i telespettatori che ci stanno guardando potranno venire qui alla cantina di Origi e Devilman e apprezzare questo connubio tra botti e arte, in quanto la facciata o la faccia delle barricche sono appunto dipinte dai grandi artisti. Dai grandi artisti, che è un evento che noi facciamo solitamente per San Martino, quindi quando assaggiamo i vini nuovi, e facciamo un evento all'aperto con fuochi accesi per riscaldarci, vino nuovo, castagne e arte. E arte fatta sul posto, e quindi con la possibilità di ammirare gli artisti mentre fanno, dipingono, mentre producono queste opere sulle botti. Paola Musio, direttrice artistica qui alla Cantina Dionigi di Bevagna, dove sta portando l'arte, questa volta al maestro Fabrizio Fabbroni, con la sua mostra Astratto Concreto. Allora, il nostro progetto con la famiglia Dionigi è molto ampio. Abbiamo intenzione di portare qui non solo l'arte, ma la musica, la poesia, qualunque tipo di espressione artistica. E nasce proprio questa galleria d'arte insieme ai fratelli Dionigi, che sono stati veramente molto generosi, disponibili, attenti. Abbiamo creato una galleria anche online, che è la Galleria Aria, e ogni mese ospitiamo un artista. Questo mese è Fabrizio Fabbroni, grande maestro, grande amico, che con la sua mostra veramente rende lustro anche a questo posto. In questo posto meraviglioso, qui la Cantina Dionigi, si è innestato questo scrigno di arte, dove oggi ha preso il via la mostra del maestro Fabrizio Fabbroni. Sì, è una sorpresa, è stata una sorpresa. Scherzando ho detto non posso dire di no a Fabrizio Fabbroni, siamo stati tanti anni in accademia, lui come docente, io come conservatore dei beni, amministratore, e quindi è stata veramente un risveglio di primavera, si può dire, e sapevo che aveva continuato a fare le sue ricerche a tutto campo, no? Nell'arte, nelle arti figurative, e l'originalità di questa esposizione è che ha appeso delle opere molto eclettiche, molto, molto differenziate, alle botti, alle barricche, e questa è una cosa molto suggestiva. La cantina è meravigliosa perché è un po' fredda naturalmente, ma le botti stesse hanno la loro scenografia, non a caso Fabrizio Fabbroni ha insegnato scenografia, no? Quindi è una cosa teatrale molto, no? questa esposizione sulle botti, molto interessante. E questa Cantina Dionigi ha una curatrice, la quale Paola, la signora Paola, la quale continuerà questa attività di presentazione di libri, di mostre, insomma un centro culturale molto, molto attivo, con il subasio alle spalle, un posto divino. Maestro, i colori per lei sono di una confidenza incredibile, se li porta anche addosso, oltre che nei suoi occhi. Come mai ci sono questi colori così belli, anche se vicino c'è un bianco e nero? Ma è un bianco e nero bello tosto, nel senso che è un bianco e nero completo. Poi il nero e il bianco sono colori, quindi non è vero che fanno parte di una certa cromia, che non hanno valore. Il bianco e nero ha un valore e lei ha un grande valore. Ci siamo ritrovati in questo contesto fantastico, paesaggisticamente parlando, e poi mi ritrovo proiettata in questa originalità di queste botti, che hanno una storia, hanno un percorso, hanno un valore così immenso, no? Di questi vini che vengono custoditi, curati nei mini particolari nella preparazione, e la sua arte, le sue tavole non sono cose astratte, sono
supporti anche concreti, no? Che vanno a unire quel linguaggio così, così ancestrale, dove non c'è un contrasto. Quindi la cosa che mi ha colpito è che lui non ha invaso questo spazio, che è sacro, diciamolo, ma ha organizzato, ha impresso queste sue tavole, che è anche il suo percorso, anni, 10 anni? Eh sì. 10 anni. E quindi mi è piaciuta questa impaginazione di questo contesto, di questo linguaggio bellissimo, dove si coniuga e quindi non c'è un ostacolare. Mi è piaciuto proprio come è stata organizzata. Io ho voluto praticamente calarmi in una situazione in cui ci sono delle baricche. Non sono pareti bianche, non sono una galleria, non sono rocce di un castello, non sono allestimenti di musei. Siamo in un ambiente molto particolare. E la cosa che mi ha affascinato, parlando con i proprietari, che dentro questo Botti vive un vino, perché vive il vino, invecchiando per 5 anni. Loro praticamente investono la loro attività in un vino che berremo fra 5 anni. E questa galleria creata da Paola Musio con Pierluigi e Roberto praticamente vivrà per 5 anni, fino a che le baricche non saranno svuotate e quindi riutilizzate per la futura vendemmia. Questo a me mi ha dato molto la cosa della sperimentazione. Allora ho detto: perché non far vedere i miei ultimi 10 anni di sperimentazione? E quindi anche, scusa se interrompo, è un coniugare il suo percorso col percorso anche della produzione, certo, del salvaguardare, di coniugare, no? È un linguaggio che si interseca. Sì, sì. Mi sembra che Emanuela sia già pronta per presentare il prossimo progetto. Direi proprio di sì, infatti lei non lo sa, ma adesso a giugno ci trasferiremo ad Agello. Il 10 di giugno ci sarà l'inaugurazione della prossima mostra Agello, che avrà lo stesso titolo, ma ci sarà una sperimentazione più ampia, nel senso che ci saranno oggetti di più grande dimensione e fatti con altri materiali e altre sperimentazioni. E qui è stata la mostra calibratissima, perché volevo raggiungere questo scopo, nel senso che le mie opere si devono integrare con le baricche, con quello che è la realtà del luogo. Sarebbe stato inutile mettere per me dei quadri che avessero annullato lo spazio. È questo che ho apprezzato tantissimo, infatti, che non sei andato a infrangere, sei entrato in punta di piedi, e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Certo. Fantastico. E poi riallacciandomi alla domanda, ma questo percorso, no, lui è in cammino, quindi non è un percorso che dove lui è arrivato. Fabrizio non è ancora arrivato, è un esplorare continuo. Vibrazioni, emozioni che lui capta, zooma, e poi hai un linguaggio particolare. Questo è Fabroni.